Buongiorno amici di Quotidiano Net, questa è la nostra web TV. Siamo qui per trarre un consuntivo delle Olimpiadi invernali di Vancouver che si sta chiudendo abbastanza male, direi, per l'Italia. Soltanto un argento e tre bronzi, l'argento di Pilar Cotrar, i bronzi di Pittin nella combinata, di Ziegler nello slittino, di Arianna Fontana nello short track. Comunque di tutto questo parliamo con il nostro inviato Leo Turrini, collegato con noi via telefono da Vancouver. Buongiorno Leo. Ciao a tutti. Giorno molto presto per te, sono le 7 del mattino. Volevo chiederti un commento di questa spedizione azzurra che rischia di toccare il record negativo di Lake Placid 1980, quando l'Italia non riuscì a conquistare nessuna medaglia d'oro. Guarda, l'esibizione disastrosa di Carolina Costner, che è caduta 3 volte sul ghiaccio e ha vissuto la notte peggiore della sua carriera nel momento più importante, è purtroppo la fotografia di questa gita italiana a Vancouver, nel senso che quelli che potevano essere i nostri personaggi di punta hanno fallito, quelle che potevano essere le figure emergenti sulla neve e sul ghiaccio hanno fallito, c'è un grande senso di malinconia e direi anche la consapevolezza però è purtroppo che questa Italia di Vancouver è lo specchio del nostro paese, un paese che un po' in tutte le aree, lo sappiamo, sta perdendo competitività. Quindi un altro risvolto della crisi. Sì, io direi di sì, anche perché poi, sai, non c'è bisogno di essere scienziati, insomma, la salute di una nazione la si misura spesso anche attraverso i risultati agonistici sportivi. Non è un caso che un po' tutti gli economisti stanno dicendo che il paese che ha reagito meglio alla crisi mondiale è stata la Germania, e infatti gli atleti tedeschi stanno facendo un'Olimpiade favolosa, per dire, no? E, insomma, diciamo che l'Italia è questa ed è, insomma, un peccato. Ecco, di tutti i personaggi più attesi da parte degli sportivi italiani, secondo te chi è stato o chi è stata la più deludente? Beh, in termini di immagine, senz'altro la Costner, non perché lei dovesse vincere nel pattinaggio artistico, perché le asiatiche, le nordamericane, si sa che sono di un'altra categoria, però arrivare sedicesima, insomma, è stata una cosa scioccante. Sulle 30 finaliste, lei è stata l'unica a cadere a ripetizione sul ghiaccio del Coliseum Pacific, uno spettacolo imbarazzante. E poi abbiamo dei problemi, se vuoi, generazionali, c'è un invecchiamento. Nel fondo, per dire, noi abbiamo vissuto per 2 decenni delle esperienze fantastiche. La nostra staffetta maschile ininterrottamente saliva sul podio dal 1992, a Torino aveva addirittura vinto, qui ha chiuso nona. Ma perché? Perché gli atleti sono sempre quelli, il tempo passa, non è colpa loro, si sono un po' usurati. Poi, vabbè, ci sono state anche, diciamo così, delle debacle non legate all'età, perché Fabris nel pattinaggio veloce a Torino era stato straordinario, qui era molto atteso e invece ha fatto una figura da comprimario. Ecco, per rasserenare un attimo la faccia che vediamo scurissima di Gianni Petrucci, presidente del CONI, restano poche opportunità. Una delle più attese, però, è la partecipazione dell'Emiliano Razzoli nello slalom speciale. Beh, cosa vuoi? Questa è comunque una storia molto bella, perché Razzoli è un piccolo tomba, viene da una regione, appunto l'Emilia, che ha sì le sue piste da sci, ma non è una regione alpina, ha già vinto in Coppa del Mondo, ha un seguito popolare dal suo paesino, Villa Minozzo in provincia di Reggio, assolutamente meraviglioso. Sono 25 persone, sono già arrivate qui, hanno comprato i biglietti per la gara lo scorso agosto, quando nemmeno sapevano se il ragazzo si sarebbe qualificato per i giochi. E se ce la facesse sarebbe la realizzazione di un sogno, il completamento di una favola. E indubbiamente non gli si può chiedere però il miracolo, non è nemmeno giusto pretendere che sia questo ragazzo da solo a salvare la baracca, però insomma lo andiamo a seguire volentieri, perché insomma, ripeto, è il protagonista di una storia bella. Molto bene, grazie a Leo Turrini. Grazie a voi, saluto a tutti. Ai prossimi appuntamenti con lo sport.